Salve a tutti, qui è Manu e bentornati in una nuova recensione. Le missioni che andrò a recensire oggi mi sono state mandate di nuovo da Herobrine, che ringrazio e saluto. Comunque, come avevo detto nella volta scorsa, come avevo pensato, intuito, diciamo, sempre nella scorsa recensione, la missione Mike e Jack, sempre mandatami da Herobrine, era, diciamo, solo il prologo di qualcosa. Infatti, le missioni che andrò a recensire oggi sono il continuo, il seguito. Le ho appena scaricate, mi sono state mandate da Herobrine, da Mediafire, dato che oggi o stamattina, non so quando, ho hackerato il sito di io, ma lo hanno proprio chiuso, ma nessuno sa la verità per certo, ma comunque spero che riapra presto. Comunque, le missioni sono: ti presento i miei amici e facciamoci un giro. Inizio con ti presento i miei amici. Chissà che hanno fatto al sito Doom veramente, ma... Ok, iniziamo. Nel personaggio di Mike. Vai avanti e ferma una macchina. Figlio di puttana. Vuole pure parlare sto idiota. Ma statti zitto e prendile, va. Entriamo nella macchina. Questo appena sceso prende e ruba una macchina e il picchia. Ok, la missione è crashata, perfetto. Mike, eccoli, lui. Ma stavo leggendo. E vabbè, praticamente è crashata per niente, però va bene, va bene. Figlio di puttana, cioè, questi scendono e come prima cosa rubano una macchina e picchiano il conducente davanti all'aeroporto. No, troppo bello, incredibile. Vediamo la prossima. Facciamoci un giro. Ah, ok, mi andiamo a fare. Andiamoci a fare un giro in città. Ok, andiamo. Entra nella macchina di Mike. Andiamo al molo 69, andiamo. Chiedo se qui si può andare prima. Dovrei, perché ora scendo dove sta la pompa di benzina, dove sta praticamente la base navale. Non ho distrutto la macchina, il che per me è un bellissimo record. Volevo ucciderlo, però vabbè, fa niente. Ho fallito. Come ha fatto a sopravvivere? Ora che voglio uccidere nessuno, nessuno muore. Vabbè, ad ogni modo, siamo arrivati. Ecco la macchina intatta. È un record. Mike. Eccolo là, è lui. Mike si scatta una foto. Ok, scappiamo, scappiamo. Abbiamo fatto una foto a Ryder, nigga. Era Ryder, te lo dico io. Ryder Wilson, era un capo di gruppo, perché me l'ha distrutto. E così mi voglio vendicare. Andiamo all'ospedale. Ok, quindi penso che qui... Lo stavo ripetendo, quindi. Questa missione è ambientata dopo i fatti di Grove Street, quando praticamente Big Smoke e Ryder tradiscono CJ e Sweet. E mi sembra vagamente ispirata alla missione... non mi ricordo come si chiama, però mi sembra o la prima o la seconda di Zanfir, dove vai presa Truth a fare, diciamo, un giro per la mappa di Zanfir, per la città di Zanfir, scusate. Davvero non mi ricordo... Ah, Where's Floor, una cosa di questa, mamma, non mi ricordo proprio. Vabbè, cioè io quando è che riesco a uccidere qualcuno quando stava la polizia, ma io non è possibile, io ho una sfiga esagerata, guardate. Ok. Torino. Andiamo ad uccidere. Cioè, ma sono tutti figli di puttana, sono. Ciao Torino. Ma poi per... Ottimo, l'intervento del poliziotto è perfetto.
Ok ragazzi, allora le missioni terminano qui. Devo dire che mi sono piaciute, sì, mi hanno fatto divertire. È bello il fatto che praticamente sono tutti dei figli di puttana che dobbiamo prendere a cazzotti, ma comunque spero che Herobrine nelle prossime missioni faccia di più, nel senso che aggiunga più azione, vabbè quella è una cosa mia perché io voglio sempre sparare, però anche diciamo le faccia anche più lunghe e anche che aggiunga un senso alla storia, tipo nell'ultima parte. Perché abbiamo ucciso Torino? Come facevamo a sapere che tipo stava all'ospedale? Vabbè, però a parte questo non ho niente da dire. Sono sicuro che le prossime missioni sapranno offrire qualcosa. Da Manu qui è tutto. Ci vediamo alla prossima recensione. Grazie per aver visto il video. Alla prossima. E ringrazio nuovamente Robren per avermi mandato le missioni.